Professore, posso tornare più tardi se vuole? No, lei resti, per carità, l'ascolto. Il dottor Foli, mio assistente, un formatore scientifico. Cioè, Donati. Foli. Ma dobbiamo esserci già visti, se non sbaglio. Probabile. Forza, la stiamo ascoltando. Vede, professore, lei ha ragione. Lo so anch'io che ci sono alcuni informatori che sono un po' insistenti, ma le assicuro che la Zafa... E adesso, per favore, mi faccia vedere questo farmaco. Certo. Abbiamo condotto uno studio approfondito, confrontandolo sia con il placebo e si... Resticene. Lo stesso farmaco che mi hanno portato i suoi colleghi 8 mesi fa. Identico. Professore, mi permetto di contraddirla, ma non è assolutamente lo stesso farmaco, perché come le stavo dicendo... È o non è la stessa molecola? Professore, come le stavo cercando di spiegare, abbiamo portato avanti uno studio di confronto a doppio cerchio. E può infilarci tutti gli eccipienti che vuole. A me interessa la molecola. È o non è la stessa che ho esaminato 8 mesi fa? Io ho già scritto alla sua azienda che questo è un farmaco obsoleto, da effetti ingestibili. Io capisco che voi avete investito un sacco di soldi e adesso lo dovete piazzare dappertutto. Ma queste non sono fiale di acqua fresca. Queste sono fiale chemioterapiche. Professore, gli effetti collaterali... Senta, di questo farmaco... se lei è venuto fin qui per propormi di nuovo il resticene, ha perduto il suo tempo e soprattutto l'ha fatto perdere a me.